Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, potrei un pezzo di tino, per favore? Scusa, eh. Nella borsa. Hare Krishna devoti, nella borsa. Sì. Krishna, Arriva, omaggi. il rosario, Hare Krishna. Un attimo che arrivo, eh. Eccomi. Cantiamo. Cantiamo il terzo verso dell'Upadeshamrita. Tat karma pravartanat, tat karma pravartanat, sangatyagat sato vritte, sangatyagat sato vritte, shabdir bhakti prasidati, shabdir bhakti prasidati. Utsahanishchaya dhairyat, tat-tat karma pravartanat, tat-tat karma pravartanat, sangatyagat sato vritte, sangatyagat sato vritte. Shabdir bhakti prasidyati, shabdir bhakti prasidyati, utsaham nischaya dharyat, utsaham nischaya dharyat, tat tat karma pravartanat, tat tat karma pravartanat. Sangatyagasatovrite, Shabdhirbhakti prasidyati. Umajnatimirandasya yonanjana shalakaya chakshunum militam yena tasmai shri gurave namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtate Adeshatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa di Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Upadeshamrita ki jai, Shri Shri Nitai Sachinandana ki jai, Shri La Rupa Goswami Prabhupada ki jai, Shri La Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Haribol, Hare Krishna devoti, Hare Krishna Rosario, Viviana, Piero, Vittoria, Loredana, Fabio, Chiara, Matteo, Emanuele e Palmira. E poi abbiamo Simona, Hare Krishna. Eccoci qua. Eccoci qua. Benvenuti allo studio sull'Upadeshamrita. Siamo al sesto appuntamento, sul terzo verso. Lo studio di oggi si intitola, sempre proseguendo, il flusso dell'esordio della spiegazione di Srila Prabhupada, quando dice che la vera essenza del servizio di devozione è l'attività pratica, e quando parliamo di attività pratica parliamo di coltivazione, quindi non è un'estasi immaginaria, non è una speculazione sentimentale, la sua vera essenza è l'attività pratica. Abbiamo detto che il servizio è sia il veicolo che il motore della devozione. Quando diciamo che il servizio è il veicolo della devozione, cos'è che stiamo dicendo? E che benché sia presente qui nel cuore, certamente, la devozione, però deve essere trasmessa, espressa e trasmessa a Krishna proprio attraverso il servizio pratico. Quindi il servizio è il veicolo della devozione. E anche quando ci dicevamo l'ultima volta, anche quando non ci sentiamo molto molto devoti, pensiamo, ma nel mio cuore di devozione, brilla per la sua assenza il più delle volte. Beh, ricordiamoci che anche quando c'è, al nostro livello è comunque debole, in questo intendo, in questo momento esistenziale della nostra vita. Ecco che, poiché è debole, il servizio è anche il motore della devozione, non soltanto il veicolo, ma anche il motore, cioè, quando non ci impegniamo in attività pratica, sapendo bene che cosa soddisfa Krishna e il suo puro devoto e i suoi puri devoti, quando noi ci impegniamo praticamente, quei pochi e debolucci desideri devozionali vengono stimolati, si riaccendono, perché non siamo questo corpo, noi siamo l'anima questa relazione eterna con Krishna, che, come ci siamo detti l'ultima volta, Hare Krishna Bhakta Denis, come ci siamo detti l'ultima volta, il nostro Rasa sicuramente è Dasya, sicuramente, perché qualunque o quale che sia il Rasa, la relazione specifica che ci unisce a Krishna, comunque sarà permeata di Dasya. Dasya significa di servizio, siamo comunque servitori. Poi, tornando nel mondo spirituale, scopriremo qual è il nostro rasa e il servizio, la relazione specifica all'interno di quale rasa. Lo scopriremo una volta tornati da Krishna, ma di certo sappiamo che quale che sia il nostro rasa al momento dimenticato, certamente è permeato di Dasya. E allora come si risveglia? Proprio servendo, servendo praticamente. Ma è così che si risveglia quella relazione con Krishna che al momento abbiamo dimenticato, perché c'è questo verso bellissimo che citiamo sempre: Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya Sharavanadi Shuddha Chitte Kara Yeudaya Hare Krishna Bhakta Manuel Bhakti Katerina Hare Krishna Kara Yeudaya. Si dice che proprio come il sole sorge per volontà di Krishna, così il Krishna Prema risorge dai bassi fondi del cuore per volontà di Krishna. E quando sorge? Quando ci impegniamo in Shravanam Kirtanam, quando ci impegniamo ad ascoltare a riguardo di Krishna, a parlare di Krishna, a cantare, a glorificare di Krishna. E a tempo debito, questo amore per Krishna, Nitya Siddha Krishna Prema, che è già presente nel nostro cuore, quindi non è qualcosa di artificiale. Può sembrare artificiale, però non è artificiale. Questo amore per Krishna è già presente nel nostro cuore, però è molto coperto.
È molto, molto, molto coperto sotto coltri e coltri e coltri, sotto le sabbie del tempo, come si dice, no? Coltri di contaminazioni, di polvere, darpana, polvere che si è accumulata sullo specchio del cuore, quindi non ci permette di riflettere spiritualmente, no? Ma se noi ci impegniamo in Shravanam, Kirtanam, in questo momento cosa stiamo facendo? È un aspetto dello Shravanam e del Kirtanam. Stiamo ascoltando riguardo di Krishna, stiamo parlando riguardo di Krishna. Tutto questo permetterà a Kara Yehudaya di risvegliarsi. Allora, tutto sta a capire qual è il nostro obiettivo. Come ci siamo detti di recente, qual è la priorità della vita? Mantenere le priorità, priorità. E qual è questa priorità che prioritariamente dobbiamo mantenere tale e tenere, conservare tale? Il fatto che noi si voglia ritornare a Krishna. Il nostro obiettivo è che il nostro amore si risvegli il più rapidamente possibile. Questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra priorità. E la nostra priorità è mantenere questa priorità, priorità. Prima ci siamo detti Shravanadi Purnacitte, Kara Yehudaya. Nel cuore si risveglia gradualmente quel Krishna prema, quel puro amore per Krishna, proprio grazie all'ascolto e al canto. Allora, in che modo abbiamo detto questo ascolto, questo canto, questa meditazione cantata e recitata sul Mahamantra di Krishna, questo parlare di Krishna, questo ascoltare il Mahamantra e questo ascoltare Krishna Katha, discorsi che riguardano Krishna, Hare Krishna, Claudia Maria Teresa. Abbiamo detto che tutto questo, Shravanadi, tutto questo, Kara Yehudaya, risveglia il Krishna Prema, l'amore per Krishna. Come funziona esattamente? Come funziona questa dinamica? In che senso tutto questo, questo parlare a proposito di Krishna o cantarne le glorie? E prima per poterle cantare bisogna ascoltare, bisogna assimilare, assimilare e disseminare, no? Shravanam Kirtanam, assimilare e disseminare. Come funziona? Allora, allora l'udito, l'udito, Shruti, no? Il canto, il parlare, l'ascoltare e il parlare di Krishna stimolano e attivano che cosa? La nostra memoria sepolta, criptata, nascosta. La stimolano. L'ascolto, Shravanam e Kirtanam, l'assimilazione, la disseminazione della Krishna Katha, di discorsi che riguardano Krishna, stimolano, riattivano la nostra memoria criptata. Si chiama criptomnesia, no? Quella memoria, in questo caso originale, atavica, eterna, è criptata, è nascosta, cioè la nostra memoria è coperta al momento. E soffriamo di amnesia, siamo degli smemorati in realtà. Amnesia significa dimenticanza, abbiamo dimenticato, no, a volte avrete visto in qualche film, no? Che a volte un personaggio, uno dei personaggi sta viaggiando in auto, si verifica a un certo punto un incidente, cade in un dirupo, ma in qualche modo sopravvive, perché sennò finirebbe il film, no? E viene salvato da una comunità tribale. Ma avendo battuto la testa ha dimenticato chi è, no? E allora il capo tribù cosa fa? Gli dà un ruolo, gli dà un obiettivo, gli dicono va bene, allora il tuo ruolo è il taglialegna, tanto lui neanche se lo ricorda, non si ricorda più niente a riguardo della propria vera identità e quindi dello scopo della sua vita, no? Sempre identità e scopo sono questi i punti nodali. Tu sei il taglialegna del villaggio e lui inizia a tagliare la legna, glielo insegnano e lo fa. Ma magari il padre di questo personaggio è un noto milionario e quindi organizza una spedizione. Alla fine lo ritrova e gli dice: figlio mio,
E il figlio dice: di chi? Di chi? Chi sei tu? Figlio di chi? Chi ti conosce? Come diciamo noi, no? Krishna, sì, vabbè, Krishna, Krishna, ma chi lo conosce? Io conosco la mia famiglia, i miei amici, la mia società, i miei colleghi, io questi conosco, ma Krishna, sì, Krishna, si parla sempre di Krishna, ma chi lo conosce? Krishna, ma chi ti conosce? È un vero guaio, abbiamo dimenticato l'indimenticabile, è veramente un guaio questo, no? Quindi tornando all'esempio, il padre cosa fa? Si sente dire dal figlio, ma tu chi sei? Figlio di chi? Non... Il padre subito capisce, no? Capisce? E inizia a fornirgli degli stimoli per aiutare il figlio a ricordare, no? Chi è davvero? E dice... guarda questo orologio, guarda questa penna, guarda questa maglietta, guarda questa foto, guarda questo volto. Annusa questo profumo, guarda, mangia, assaggia questa cosa qui, tutte cose che lui conosceva, no? Inizia a mostrargli le cose che gli erano care. E cosa succede? Mica esistono pillole, non so, o iniezioni o sieri della memoria che ti fanno ritornare la memoria. Non esiste niente di tutto questo. Hare Krishna Premamrita, l'unico modo è questo: esporre la persona che ha dimenticato la propria vera identità e lo scopo della propria vita, esporre questa persona a degli stimoli di cose, e stimoli improntati a cose che gli sono care, che gli erano care prima dell'incidente che gli ha procurato quell'amnesia praticamente totale, no? È così che viene trattata l'amnesia, non in altro modo. Quando una persona ha difficoltà a ricordare, ecco che gli stimoli della vita passata gradualmente ravvivano la sua memoria originale. Capito questo punto, è più facile capire che l'intera metodologia o processo del servizio di devozione ha inizio nel momento in cui noi capiamo di aver dimenticato Krishna, di aver dimenticato il Padre Supremo, la fonte da cui origina tutto quello che esiste, la sorgente originale della vita. E noi siamo vivi e l'abbiamo dimenticata. È un dato di fatto questo. Questo è il problema. Abbiamo dimenticato l'indimenticabile. Come si fa a dimenticare il proprio padre, la propria madre? Non si possono dimenticare e li abbiamo dimenticati. Questo è veramente un guaio, ma un guaio proprio un pasticcio terribile questo qui. Quindi tutto a inizio capendo che ci siamo smarriti, abbiamo smarrito in questo caso la memoria. Tutto da lì inizia, perché se, tutto da lì ha inizio, perché se non... Se obiettiamo anche su questo, ci stiamo arrampicando sugli specchi, ma quel che è peggio, cioè non è il fatto del rumore, uno che si arrampica sugli specchi con le unghie, non è soltanto il rumore assordante, fastidiosissimo, sgradevolissimo, non è tanto quello, è che è proprio inutile. Ti arrampichi sugli specchi e non vai da nessuna parte, si dice proprio arrampicarsi sugli specchi, no? Quindi oltre al rumore di per sé fastidioso, magari a quello uno si abitua anche, ma è proprio che è inutile, è una sofferenza inutile, un'inutile e dannosa perdita di tempo, no? E questo è un mondo in cui tutti si stanno arrampicando sugli specchi e in cui si organizzano corsi, seminari, webinar, summit, international meeting su come ci si deve arrampicare sugli specchi, su come ci si arrampica sugli specchi. È un mondo così, no? Che perpetua la dimenticanza.
Ma dimentica. Quindi questo è il primo presupposto. Ho dimenticato Krishna. L'ho dimenticato la fonte della vita, l'origine, la mia origine, sì, mio padre, ho dimenticato mio padre e mia madre, Hare Krishna Mariella, Anna, Hare Krishna Valentina. Ho dimenticato la mia famiglia originale, di origine, e c'è anche un altro presupposto fondamentale affinché si inneschi in maniera efficace il processo del servizio devozionale. Efficace intendo veloce, in modo che tutto fluisca velocemente. Come abbiamo detto, il primo presupposto è: ho dimenticato Krishna, mi sono perso, ma proprio per bene mi sono perso. Mi sono perso talmente bene da aver dimenticato persino da dove provengo e persino ho dimenticato di essermi perso. Quindi mi sono perso proprio bene, bene, bene. Per bene mi sono perso. Questo è il primo presupposto, perché se uno realizza, ha capito di essersi perso, chiede aiuto, no? È per quello che è fondamentale questo presupposto. Se io capisco di essermi perso, chiedo aiuto, tutti facciamo così. Il secondo presupposto è capire che questa rati o questa sakti, questa attrazione, questo attaccamento per Krishna è già presente nel nostro cuore. Quindi non è qualcosa di artificiale, benché sepolta sotto strati e strati di oblio, di dimenticanza, è presente nel nostro cuore. Quindi abbiamo dimenticato Krishna, ma il ricordo di Krishna è presente eternamente nel nostro cuore. Oh, ed è così, solo grazie a questi presupposti che noi ci esporremo a degli stimoli devozionali che ci risveglieranno progressivamente. Cioè, il ragazzo dell'esempio che ha perso la memoria non è che immediatamente nel vedere l'orologio, nel vedere una foto, nell'assaggiare una prelibatezza che la madre o il padre gli cucinavano, o nell'odorare, no? Qualcosa, subito, immediatamente. Però qualcosa inizia a risvegliarsi. Infatti, solitamente, chi è veramente, allora, chi non ha più tanta 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 fede in Maya, perché non più in qualche maniera non ha più fede in Maya, quando si espone a degli stimoli spirituali, per esempio quelli che si sperimentano in un tempio, in un luogo consacrato alla coscienza di Krishna, alla pura coscienza di Krishna. Cosa sperimenta una persona così? Di certo non è che nel vedere Krishna per la prima volta, infatti domani mattina parleremo perché il verso sullo Srimad Bhagavatam ci suggerisce questa trattazione, parleremo della Sacra Murti, di quanto è fondamentale diffondere la scienza della Murti Archa Vigraha Avatara Seva, il servizio alle forme sacre che si adorano nel tempio. È fondamentale, parleremo del fondamentalismo Grazie. domani mattina. Ah, no, scusate, domenica mattina, perdon, domenica mattina, grazie Tulsi. Parleremo del fondamentalismo materialista, ma anche del fondamentalismo religioso. Le cause di entrambi i fondamentalismi, di come reagiscono a questo al motivo, vabbè, insomma, ora non voglio, però parleremo di tutto questo, della Sacra Murti, no? Allora, tornando sul punto, non è che per quanto uno non abbia più fede in Maya, basta, non ci credo più, non credo, non ci credo più che potrò essere felice in questo mondo materiale, tutto finisce. Io non può, c'è qualcosa che non va. Avete presente quando tutti ci siamo avvicinati alla coscienza di Krishna? Con questo c'è qualcosa che non va. Ehi, che c'è? E la connessione forse che a me non c'è un problema di connessione. Problema di connessione. Scopriamo subito se è a te o agli altri. A voi, Viviana, Piero, Vittorio, com'è la connessione? No, io vedo bene, sento bene.
Ma Ok, spiegami. Piero Vittoria bene, Viviana bene, quindi mi sa Ah, battere un allora po' il il problema problema è da te allora. Forse ok. maltempo, non lo so. È questo. Grazie. Grazie a te. Ecco, dicevo, per quanto uno non ne possa più, no? Non abbia più fede, non crede più che il mondo materiale possa renderlo felice, perché ci ha provato, è riprovato, è riprovato, è riprovato, e non solo in questa vita, non se lo ricorda, ma è arrivato proprio alla frutta secca, scaduta, e ho riprovato, riprovato. Dice, no, 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 no. Ah, grazie Batti Mariella. Lei dice che tutto bene. Allora, adesso è un problema circostanziato lì nella zona di Ragusa. Lì, insomma. Allora, non è che appena si trova di fronte alle sacre murti, oppure ascolta il Mahamantra, oppure ascolta una lezione, o assaggia il Prasadam, subito immediatamente si risveglia, gli ritorna la memoria. Beh. No, non avviene questo. E quindi ecco che Utsaha annis chayad dairiyat. Bisogna sforzarsi con intelligenza nella coscienza di Krishna, perché ho capito, ma non basta da sola la comprensione teorica, intellettuale. Ho capito, allora cosa faccio? Mi sforzo con intelligenza nella coscienza di Krishna. Prendo fiducia nel metodo, perché? Perché chi me lo sta consegnando, il puro devoto, è uno che ha dimostrato già tutto. E quindi è facile, o comunque più facile, credere in qualcuno che ha già dimostrato. Non siamo pionieri, non la stiamo scoprendo noi, la coscienza di Krishna. Come dice Srila Prabhupada nell'introduzione alla Shri Chopanishad, dice, tutti gli esperimenti sono stati già effettuati, già eseguiti, tutti, non c'è più niente da sperimentare, è così, è una scienza, è una scienza. E apaurusheya si dice, apaurusheya significa che è perfetta, non è il prodotto di una elaborazione umana, con tutte le sue limitazioni, è scibile divino che proviene dal Supremo, dal Supremo. Allora, quindi non è che immediatamente si risvegli il ricordo, no, però quando arriviamo alla coscienza di Krishna e siamo ormai sfiduciati, no? Iniziamo a diffidare di Maya, il disincanto è in corso nel nostro cuore, il disincanto, l'incanto di Maya sta scemando, ok, decrescendo nel nostro cuore, sfumando, e non è che immediatamente riconosciamo Krishna, ma cosa aspettitemelo voi? Cosa avete sperimentato? Le prime volte in cui vi siete esposti a stimoli spirituali, ad un kirtan, al prasadam, ad una festa della domenica, alla compagnia dei devoti, cosa avete sperimentato? Bhakta Rosario, Viviana, Piero, Vittoria, anche qui su Facebook, Irina, Hare Krishna, Irina. Ma io Pranavalla, la Hare prima Krishna. volta che sono andata al tempio ho sperimentato subito gioia. Ok, gioia. Benissimo, poi Rosario, tu cosa hai sperimentato? Mi ricordo quando sono stato all'inizio ed ero lì al tempio di, che c'eravate anche voi, al tempio di Villaggio Hare Krishna. C'era una potenza, c'era un kirtan, ho avvertito una potenza. Addirittura io, quando poi abbiamo fatto Ricordo la festa della domenica. la festa della domenica, poi abbiamo fatto anche il sabato, l'Harinam. Cosa hai sperimentato? Erano le prime Mi è volte venuta anche la per febbre, perché, te. cioè, Ah, ti è venuta pure la febbre. sì, perché non è, il corpo non riusciva a tenere quella potenza, non lo so. Transcendental Saturday slash Sunday Fever. La Sì, febbre una ho trascendentale. avvertito una potenza di. Ok, hai sentito qualcosa? Cioè Sì. Poi, una contentezza. Pure Piero, Vittorio. una. Piero, cosa hai provato Sì. tu la prima volta che sono in un tempio? Piero, cosa hai sperimentato tu? Gioia, un miscuglio di calma anche.
Allora, vedi, vedi, calma, contentezza, gioia, potenza, tutte queste cose, no? Serenità. E quello, tutte queste cose qui sono i sintomi della memoria atavica che si risveglia con progressione. Una gioia non terrena, una gioia inedita, ci dice Bakhtin Simone. Una gioia che uno non si aspetta. Allora, quello è il ricordo originale che si sta risvegliando con progressione. E quello, passo dopo passo, di stare a casa, dice Premanbrita. Eppure, chi c'era mai stato lì? Appunto, no? Uno pensa razionalmente, dice, ma boh, io mi sento a casa, ma in questo posto non, tutte persone non le conosco. Di quello che parlano una lingua sanscrito, come si dice sanscrito, manco riusciamo a dirlo se non, già non conosciamo il nome di questa lingua, sanscrito, sanscrito, quello. Quindi cosa resta da fare? Anche se, ma sì, ma io non me lo ricordo, Krishna, che cos'è quella? Chi sono? Chiediamo, avviciniamo subito un devoto, chi sono? Uno col flauto, oppure due che stanno così con le braccia, chi sono? Quella curiosità è il risveglio progressivo della memoria, sono tutti sintomi, sintomi. Quindi non resta da fare altro che restare sul pezzo, avere fiducia, avere pazienza. Te li ricordi, Radha e Krishna? Bhatta Rosario, tu te li ricordi, Radha e Krishna, quando li vedi, Chaitanya Nitya? No. Però ti senti bene quando stai lì, giusto? C'è qualche cosa, un quid che non ti spieghi. Non te li ricordi, resta e te li ricorderai. Tu continua, non ti preoccupare, continua e poi il ricordo si risveglierà. Lui, come chiunque noi, no? A pagamento, gioia e una certa intuizione di certezza nello scopo. Ho intravisto la certezza, dice Bhakti Emanuele. Ah, Hare Krishna, devo guidare, vedrò dopo. Va bene, va bene. Guida piano, guida piano, guida piano, Santo Cosimo e Damiano, dicono qui a Mandoria, va bene. Allora, quello è il ricordo, quello è il ricordo che si risveglia. È così che si reimpara ad amare Krishna. Noi dobbiamo reimparare ad amare Krishna, però è un imparare, è arte maieutica, è qualcosa che è già presente, scienza infusa che, grazie all'arte ostetricia del maestro spirituale, dei maestri spirituali, riemerge, dalle sabbie del tempo. Pertanto, il punto proprio nodale, importante, fondamentale, è che quando diciamo che reimpariamo ad amare Krishna, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, reimparare ad amare Krishna, non so che, ma come devo imparare ad amare qualcuno? Ma l'amore non è una cosa spontanea, eh sì, certo che lo è, come camminare per un essere umano, certo che è naturale camminare, però uno deve reimparare a camminare. Per quanto sia potenzialmente presente la capacità di camminare, quante ginocchia sbucciate ci vogliono prima? Qualcuna. Chi più chi meno, io ho ancora le cicatrici, chi più chi meno, veramente, ce l'ho ancora sul ginocchio destro, e chi se la dimentica quella sbucciata di ginocchio sul brecciolino, cemento e brecciolino. Reimparare ad amare Krishna. Sì, reimparare ad amare Krishna. Non significa acquisire, significa rinascere. Si risveglia, il risveglio, non l'acquisizione, ma il risveglio, la rinascita del puro amore per Krishna. Cioè, l'amore per Krishna non è qualcosa che dobbiamo acquisire. Per esempio, sempre nei film, no? Possono mostrare un ragazzo e una ragazza che si vedono, si abbracciano, si accarezzano e sentono una corrente elettrica frizzantina passare tra i loro corpi e poi si innamorano. Non avevano alcuna relazione prima, no? In quella storia, in quel plot, in quella trama.
ma si innamorano dopo essersi incontrati e essersi accarezzati, aver parlato, eccetera, no? Essersi abbracciati. Ma qui, in questo esempio, l'amore tra quelle due anime è esterno, perché sono anime identificate nei corpi che stanno cercando anime all'interno di corpi che pensano di essere corpi che stanno cercando di connettersi tra loro. È un po' come se io avessi un decoder, no, un decoder, sì, un decoder. Per decodificare un messaggio da un satellite, però il cielo è, ditemi voi, tempesta, fulmini, tuoni, c'è qualcosa che impedisce. Sì, il messaggio arriva dal satellite, la ricettività c'è, però c'è qualcosa in mezzo che impedisce che avvenga questa connessione fondamentale. Così è l'errata interpretazione. L'errata identificazione nel corpo, l'errata interpretazione del chi sono, infatti si chiama Ahankara, falso ego, falso ego. Ecco, falso ego, penso di essere qualcosa che non sono. Questo è il problema, questo è il problema. Ma la nostra relazione con Krishna non è così come queste due anime che identificate nei corpi, due anime, ragazzo e una ragazza, un uomo e una donna, due anime all'interno di corpi identificati nei loro corpi che cercano di connettersi. La nostra relazione con Krishna non è così. Noi abbiamo già una relazione con Krishna, noi vogliamo soltanto risvegliarla, ravvivarla. A questo punto uno dovrebbe chiedere come si fa? Come si fa? Come si fa? Come ha fatto il figlio del miliardario di prima? Come ha fatto? Ha dovuto imparare ad amare il padre? Ha dovuto imparare? Non ha dovuto sviluppare un rapporto con lui ex novo. No, c'era già. C'era già l'amore per il padre. Ha dovuto semplicemente impegnarsi nel far. Hare Krishna Maddalena, carissima. Nel far rivivere il ricordo di quella relazione già preesistente. Quindi non ha dovuto imparare ad amare il padre, così noi non dobbiamo imparare ad amare Krishna, noi dobbiamo reimparare, ovvero abbiamo detto risvegliare. Esattamente quello che dobbiamo fare noi, come quel ragazzo dell'esempio fittizio, insomma. Dobbiamo reimparare ad amare Krishna, nel senso che dobbiamo semplicemente far rivivere la nostra memoria della nostra preesistente, veramente eterna, Nitya Siddha Krishna Prema, è perfettamente, eternamente, è perfetta ed eternamente presente. Nitya Siddha Krishna Prema. È eterna e perfetta questa relazione con Krishna d'amore, eterna e perfetta. È precedente a questa perdita di memoria. È precedente a a questo trauma cranico della coscienza che ci ha fatto sbandare così tanto da, boh, da dire no, non c'è, io non me lo ricordo, non me lo ricordo, io lo guardo ma non me lo ricordo. Quindi dobbiamo accettare le espo. Allora, cosa ha fatto Srila Prabhupada? Ha organizzato un sistema, un ambiente, un territorio denso, saturo di stimoli devozionali. Quindi, quando ci esponiamo a questi stimoli, che poi deve essere una nostra deliberazione, deve essere una nostra decisione, no? Volontaria, mica che qualcuno può costringerci, neanche convincerci. Ok. Quando ci esponiamo a questi stimoli devozionali, che è brevemente cantare e recitare i santi nomi, accogliere il darshan delle divinità, frequentare i devoti, ascoltare la Krishna Katha, cantiamo, serviamo Krishna. Che cos'è tutto questo? Stare insieme ai devoti, accogliere il darshan delle divinità, cantare.
le glorie di Krishna, ascoltare a riguardo di Krishna, servire Krishna, non è forse esattamente ciò che si fa nel mondo spirituale, eternamente? Ce lo siamo detti domenica mattina, lo abbiamo ribadito anche questa mattina. Quello è il regno di Dio, tra virgolette. Quello è il regno del puro amore per Dio. Nel regno di Dio, Dio non è mica il re a fare la parte eternamente del sovrano. Del re è il puro amore per Krishna che pulsa dinamico, è sempre nuovo, sempre più grande all'interno del cuore di ogni singola anima. All'interno è lì ed è questo che sbalordisce completamente Krishna, lo conquista completamente. Shri Krishna Karshini, cioè, sa. È in grado il puro servizio devozionale di attrarre, conquistare, sottomettere persino Krishna. Quindi, quando noi qui, in questo mondo materiale, ci avvaliamo dell'organizzazione, dell'istituzione fondata dai puri devoti e voluta dai puri devoti, beh, noi ricominciamo a fare esattamente ciò che facevamo nel mondo spirituale dall'eternità. Prima di questa, come abbiamo chiamato, di questo trauma, di questa incocciata contro, di questo trauma cranico contro Maya. E se noi ci impegniamo, mi sforzo di farlo anche quando non mi va perché ho capito, la medicina è amara, ho capito, però ho una dieta, ho una qualunque terapia, o allopatica, omeopatica, ditemi voi, naturopatia, ayurvedica, qualunque tipo di terapia, non è che immediatamente sortisce degli effetti, ma io lo so che funziona, perché me l'ha prescritta una persona che sa fare, che è del mestiere, ci sono le esperienze altrui, sì, quello è un bravo medico, io mi ci devo mettere l'impegno, non è che posso fare il superficialone e dire no, ho provato, ho fatto un giorno, una settimana, non è successo niente, abbandono tutto, superficiale, no, ci vuole, mi devo sforzare, ma mi devo sforzare con fiducia e con pazienza, i risultati arriveranno. Gradualmente, ovvero, guariamo spiritualmente, ritroviamo la salute spirituale e la nostra memoria ritorna. La nostra memoria ritorna. Bene, io mi fermerei qui, così cantiamo e spero che vi siate premuniti di candelina e anche di testo, però prima di iniziare, ovviamente, mentre io allestisco per il canto del Damodarastakam, io vi chiedo se ovviamente qualcuno ha desiderio di esprimere un proprio pensiero o una propria riflessione, intendo, o rivolgere domande a proposito di quello che ci siamo detti. Hare Krishna, a voi la parola. Qualcuno vuole dire qualcosa? No? Va bene. Tutti contenti? Aspetta che riavvio. Ecco. Grazie a proposito per i vostri interventi. È importantissimo questo. Ok, cantiamo allora. Pronti col testo e la candelina? Allora, io adesso devo abbassare un po' il volume, altrimenti Tutto. non si capisce. Hai tutto, brava Viviana. Sì. Abbasso se non si capisce niente. Voi per favore datemi sempre un feedback a proposito dell'audio, che si senta tutto bene. Sì, prendo l'armonium. Tu se mi passeresti, non so, una sciarpa, qualcosa di lungo, anche quello lì, così. Sì, grazie. Perché è molto squillante questo nuovo armonium, molto molto squillante. Sì, che l'ultima volta si sentiva solo l'armonium e un pochino la voce. Pochino, pochino. Allora,
strumenti. Si sente?
Baptism, Baptist, 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 Baptist
Shrila Prabhupada ki jai. Jai. Shri Shri Damodarashtakam ki jai. Jai. Jai Go Vivo. Shrila Prabhupada ki jai. Dai. Hare Krishna. Spero che come audio sia andato un po' meglio dell'altra volta, che si sentisse un po' tutto. Va bene. Bene, devoti, Hare Krishna, avete offerto la candelina? Avete offerto la candelina? Va Sì. bene. Allora ci vediamo dopo domani mattina. Ci vediamo dopo domani mattina. Con lo studio sullo Srimad Bhagavatam, poi ci vedremo a metà mattinata, verso l'ora di pranzo, con la festa della domenica dalla Domus Hare Krishna, e poi ci vedremo, se vuoi, sempre in diretta la sera, in diretta dalla festa della domenica, che si svolgerà a Fasano, centro di Krishna, ISKCON di Fasano. Quindi domenica 3 appuntamenti. Hare Krishna devoti. Hare Buonanotte. Krishna, grazie. Buonanotte, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna a tutti. Hare Krishna, jai Srila Prabhupada, Hare Krishna devoti.